Cagliari, amministratore delegato di Brielle, nel team fondato da mio padre, mia madre e mia zia, 78, che continua con la seconda generazione nella mia giornata, questa lunga avventura alla ricerca di quella che noi chiamiamo arte di abitare. Vediamo se riesco a convincervi di ciò che amo fare l'arte di abitare. Entriamo in questo stand che vuole simulare già dall'esterno un giardino, perché abbiamo due declinazioni della nostra collezione, una è l'esterno e una è l'interno. Quindi qui abbiamo costruito due case che nel loro perimetro hanno un giardino. Quindi abbiamo in questa situazione la collezione dei due designer inglesi giovanissimi molto promettenti, Fredrickson e Stallard, che con una linea ispirata al modernismo, io vedo in questo molto Le Corbusier di Savoie, interpretano questo progetto da esterni che appunto, come dicevo, fa parte della nostra collezione di Outdoor. Volendo continuare verso il nostro progetto da esterni, in questo giardino che poi ci introduce all'interno della casa, troviamo, potete vedere, il nostro proscenio, che è questo bellissimo palazzo del barocco tedesco a Würzburg, e sempre nel giardino mostriamo la collezione Sunrise dell'architetto Ludovica Palomba, Ludovica Roberto Palomba. Allora, quello che noi amiamo molto di questa collezione è il bellissimo disegno che hanno fatto su questi tavoli di differenti altezze, che occhieggiano un po', se vogliamo, sia a un certo motivo decorativo del Marocco, che anche a dei pizzi che potrebbero essere assimilabili a tanta cultura, anche la siciliana piuttosto che pugliese. Il tutto fatto su una lastra di alluminio tagliata con un getto ad altissima pressione d'acqua, che è il concetto del taglio al laser, ma in realtà è fatto ad acqua, e poi il tutto è finito con una verniciatura che abbiamo scelto quest'anno essere non lucida ma opaca, perché pensiamo che sia molto bello questo touch che si ottiene con la verniciatura opaca e con questi spessori dell'alluminio, che sono una nuova lettura, diciamo, della ghisa di un tempo. Quindi abbiamo questo giardino dei finti contini, con tutto un progetto di divano, poltrona, tavolino, tavolo basso, tavolo alto, sgabello, eccetera, e questo è il progetto Sunrise. Dopodiché ci inoltriamo nel bellissimo e molto felice progetto di Fabio Novembre, che 3 anni fa disegna per noi Nemo, e siamo alla terza generazione di Nemo, avendo introdotto il colore rosso in pasta, il colore grigio e il colore blu. Nemo è una bellissima interpretazione di una maschera con un frammento quasi di grecità che entra nelle nostre case o nei nostri giardini e ha questo enigmatico sorriso ed enigmatico aspetto tra il maschile e il femminile. Lui da sempre, Pirandello, uno nessuno 100.000, ognuno vede in Nemo, a seconda della cultura da cui viene, una lettura diversa. Troviamo particolarmente intelligente e interessante questa versione anche di prima in cemento, perché immaginiamo che anche un ambiente molto moderno possa essere bello avere questo che questo frammento di grecità che può entrare nelle nostre case o diciamo nei giardini. In questo spazio invece abbiamo esposto il tavolo nuovo di Antonio Astori, Spiros, che come un spagnolo si direbbe remolino, cioè un piccolo vortice, mima questo movimento rotatorio, è una fusione d'alluminio, al piano in alluminio ed è verniciato con questo colore che abbiamo scelto quest'anno essere preminente nei nostri
esterne in bianco, ma si accompagna anche con sedute di colori diversi, quindi questo rosso della poltroncina Petit Madeleine di Michi Astori, che esiste anche in versione bianca e in versione azzurra. L'azzurro molto ispirato all'azzurro che si usa a Marrakesh. Da questo giardino passiamo a un altro esterno. Facciamo un'altra? No. Non c'è senso, il track dell'architetto Thierry Duhagne, che ha interpretato per noi questo bellissimo progetto che tiene il nome di Burgos. Trovo interessante sottolineare alcuni dettagli, perché il tec è un materiale meraviglioso, con tutti i legni, e l'intaglio di questo dettaglio del perimetro valorizza proprio la bellezza del materiale, e anche aver scelto una finitura che non è lucida e coprente, ma è una finitura naturale, perché questo materiale possa vivere all'esterno, ma possa vivere anche una vita naturale, e quindi prendere il sole e prendere il colore che prende il tec sulle basi, quindi man mano diventare un po' grigio, ma comunque vivo e vero, perché non essendo plastica valorizziamo anche il fatto che... Vediamo poi questo vassoio dell'architetto Chigiotti, un progetto che troviamo molto intelligente e interessante, perché è composto da questo carrello, cioè da questo vassoio, da questo elemento che spostandolo diventa un elemento, come si vede in quella composizione, per contenere vari tratti, diciamo, che possono contenere pietanze piuttosto che qualsiasi cosa vogliamo avvicinare in un giardino o in una casa, e quindi questo è il nostro progetto sempre da esterni con il legno tec di Thierry Duhagne e l'architetto Chigiotti. Se continuiamo la nostra promenade architettural, uscendo magari un attimo dallo stand, così si può meglio recepire l'intento di questo stand, che era non solo raffigurare, si vede molto bene da questa immagine che Driade è un marchio che ha interno ed esterno, stiamo guardando all'esterno, entriamo all'interno, ma mettere tra le quinte di questi frammenti di questo giardino molto bello anche i nostri classici, la sedia Loggio di Stark del 95, la sedia Tori sempre di Stark del 99, e nelle altre quinte tutti i nostri best seller, a ricordare che comunque abbiamo una storia che è data ben 44 anni, ma introduciamo anche elementi particolari come questo dondolo di Fabio Novembre, che prende il nome dal tempo che viene impiegato per comporlo. Questo si chiama 36 ore, è una poltroncina avendo due strati, ed essendo tutto intrecciato a mano ci vogliono 36 ore per realizzarla, così come questo pavone, che è un dondolo, si chiama 56 ore perché questo è il tempo di realizzazione. Abbiamo visto il progetto da esterni e adesso entriamo nella casa del mondo. Se vuole dirmi qualcosa basta che chiude e poi riapriamo. Adesso è chiuso. È chiuso. Sì, i pezzi li tagliamo, quelli che... Allora, per farvelo vedere, noi siamo ancora domani e domenica al 7C26, che è un po' distante da qua, però domani riusciamo già a farvelo vedere non montato, se volete vederlo, perché qua abbiamo un televisore 3D e quindi si può vederlo, sì, perché poi su YouTube ci vogliono gli occhiali, quelli rossi e blu, per vederlo. Sì, la qualità è un po' peggiore. No, si può vedere anche in 2D, Basta disattivare il 3D su YouTube. Allora, cominciamo da questo ambiente. Sì, io sto sempre registrando, Adesso riapriamo l'audio. Adesso è chiuso. Oh, un attimo. Ecco, entriamo adesso nelle due case che sono così ben contorniate da tutti questi elementi da esterni, e vediamo il progetto della designer architetto americana Thierry Duhagne, che
e disegna per noi Bedda, questo bellissimo progetto che prende il nome dalla duplice volontà dell'autrice di fare questo progetto che avesse comunque un segno di differenziazione, e questo lo trova in questa curva che, diciamo, travolge, cambia la proporzione tra il bracciolo e lo schienale, invertendone le dimensioni. Dopodiché lei dice, oltre a questo piccolo dettaglio, io volevo, tornando a casa, lei americana, ricordiamoci, che ci fosse la sensazione come di sdraiarsi in un letto bed, e poi volevo anche che fosse bello, da qui il nome Bedda, e mi sembra molto simpatico questo fatto che questa bravissima architetta americana abbia scelto il nome siciliano per nominare il suo primo divano con noi, e l'autrice anche del quel divano in petto. Questo è un tappeto invece di Linde Burkhardt, e poi in tutto questo troviamo il nostro immancabile classico Koishi di Naoto Fukasawa e questo tavolo nuovo dell'autrice Elena Manferdini in alluminio da esterni, che però può benissimo convivere anche con gli interni. Sempre in questo ambiente vediamo le luci di Borek Sipek, il tavolo Didymos di Antonia Stori, dal piano in marmo e dalla base in questo marmo, diciamo, artificiale che si chiama Crystal Plant, proprio perché volevamo dare una certa plasticità alla base senza usare materiali rigidi come poteva essere l'alluminio o l'acciaio. Quindi abbiamo preso questa strada. Le sedie che vediamo intorno a questo tavolo sono di Philip Stark, così come la maggior parte delle nostre sedie. Vediamo infatti molti dei nostri classici, la inquadrata sedia Cost, da cui nasce la collaborazione con Stark, che è data ormai 26 anni, 1984, per Cost, e la bellissima Miss Lacey, e così tanti capitoli della nostra storia, come questa girevole poltrona Moore, che è molto bella, è un capitone molto divertente per chi vi si può accomodare. La seconda e ultima proposta è questo soggiorno dei designer Ludovica Palomba e Roberto, Ludovica Roberta Palomba. Vediamo il divano lineare, posso specificare queste cose, ma molto interessante anche questo elemento che invece è un elemento come da conversazione, quindi è un divano a isola, perché è bello sedersi in modo anche più informale. Notevole in questo progetto la struttura sollevata da terra, quindi lo dà una certa leggerezza, una struttura in alluminio verniciata con questi cuscini in piuma d'oca e schiume poliuretaniche a diverse densità. I tessuti sono di mille possibilità diverse, perché possono essere scelti a seconda del gusto del fruitore. Al centro vediamo il tavolo di Fredrickson e Sallar, questi due inglesi talentuosissimi designer che abbiamo visto prima nel progetto Rimini, e a illuminare il tutto la bellissima Norma, sempre di Borek Sipek. Quindi abbiamo questi due ambienti che parlano dell'indoor, cioè del marchio Driade per interni, che è il primo per antonomasia, nato appunto nel 68, e tutto intorno invece l'outdoor. Vorrei finire sul pezzo più bello che abbiamo presentato l'anno scorso di Philip Stark, uno dei nostri pilastri. Questa bellissima poltrona. No,